Il mio primo approccio con, diciamo, l'educazione artistica me l'ha data il professor Tonino Grassi. Io praticamente ho fatto un anno in studio, diciamo, il mio lavoro principale era andare giù a portarli sull'acqua, spegnere dei piani di terra grandi, lavorare di grosso perché lui aveva dei problemi fisici particolari. Andavamo insieme col galletto, che è una moto che c'è il sedile dietro molto alto, no? Io stavo con il sedile dietro, mi attaccavo alle sporgenze che aveva il professor Tonino Grassi e andavamo in cimitero a montare determinati pannelli, ad esempio quel bellissimo angelo con una donna strana nuda sopra, l'abbiamo montata noi in quel periodo lì e quella lì è la mia amica che io l'avevo convinta a posare, no? Poi io ho avuto la malaugurata idea di dirle: abbiamo scelto te perché, diciamo, gli angeli sono assessuati, tu non sei ancora donna del tutto. Chiuso, con me non è più stata amica assolutamente. A Modena ho fatto la prima superiore già con Luigi Spazzapan. Poi con Luigi Spazzapan io sono diventato, diciamo, il migliore per la scuola di Modena, no? Io andavo a Modena spesso in treno, però in certi momenti ci andavo in moto e io avevo una tuta da moto verde, quindi piccolo, con la testa grossa e una tuta verde, quindi io ero diventato il marziano per Spazzapan. Spazzapan, Lionello Venturi, sottoscritto, uno degli insegnanti dietro. Ho cominciato a partecipare a questi concorsi di pittura 54-55. Ho mandato quadri a Parma, ho mandato quadri di qua, di là, ho partecipato a mostre in giro. Porto Gruaro, andavo a fare le mostre, ogni mostra che c'era in giro aperta andavamo a fare, in quel momento lì ero piuttosto futurista, ecco. Infatti ero considerato a Reggio malamente proprio perché in quel periodo culturale e politico il futurismo era considerato assolutamente negativo, quindi per amor di Dio del futurista, quindi san fascista, top, come minimo, no? Dopo invece a cavallo degli anni 60 ho cominciato a mandare alle mostre, Città del Tricolore, ho vinto un premio al Circolo Gramsci, tanto per far vedere che a me non è che interessasse la politica, e infatti mi hanno premiato al Circolo Gramsci. No? Si andava da Prandi, che era il capo di libreria, no? E aveva delle pubblicazioni magnifiche, no? Perché lui era collezionista di pubblicazioni d'arte, no? Che venivano direttamente dall'America. E i primi espressionisti astratti, un Pollock, De Kooning, Rothko, quella gente lì, ce li ha fatti vedere Prandi con le pinzette da francobolli, sollevava il foglio per voltarlo, per non rovinarlo, che era collezionista proprio dell'action painting, di tutto ciò che parlava d'arte. Prandi era una delle persone più colte che c'era nel Reggio, no? Abbiamo fatto quella contromostra lì, l'aveva organizzata Squarazza, ma i locali li ha trovati il sottoscritto. Poi avevamo fatto i manifesti e in questi manifesti c'era mostra nella galleria dell'Isolato San Rocco. Attenzione, che la galleria comunale dell'Isolato San Rocco è giù dalla scala, sotto. I reggiani che arrivavano entravano nella galleria dell'Isolato San Rocco, quella grande, e vedevano i nostri lavori. Dopodiché l'Unità, l'Avanti, il resto del Carlino, un casino più finito, nel senso che noi ci eravamo come spacciati di essere la mostra Il mio rapporto con mia moglie dal punto di vista artistico è che lei era su un terreno e io su un altro. Avevamo tanti punti in comune perché abbiamo esposto insieme tante volte, anche se su due strade pittoriche completamente diverse. E lei, ad esempio, discuteva del fatto che per me la pittura non era pathos, per me era divertimento. I miei pasticci li ho sempre fatti divertendomi. E più pasticciavo e più ero contento. Mi sono sempre piaciuti proprio perché erano pasticci pastocchi. E quello che ho pasticciato sulla tela l'ho saputo pasticciare anche in ceramica. Questi sono disegni che facevo io ancora per un giornale, sempre a segno unico. Questi sono disegni del 59. Ecco, questo è sempre il giornale di Piazza Europa del mio paese. Questo è tutto il mosaico ceramico attaccato a un muro. Questo è lungo 9 metri, col quadro, con la ceramica, mi hanno intervistato, questo è stato un mio scolaro di Montichiari, il mio fornetto, e qua tutti gli smalti che avevamo detto prima, che ho nominato io prima, che c'è lì dietro, e tutti i miei conoscenti di
dicono che sono uno sgoffone, vero Mario?